around, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. La storia, non una bella storia, continua, dura da 16 anni e l'ultimo capitolo è stato scritto venerdì scorso dai cittadini di Valle, il quartiere di Avellino, cittadini che hanno marciato insieme ai familiari degli ammalati per segnalare, diciamo così, la determinazione a vedere finalmente completato e operativo il centro per l'autismo. Dopo 14 anni, 16 anni e dopo molti milioni spesi, proprio da qui ne avevamo parlato il 10 luglio scorso, come ormai facciamo ciclicamente da anni, come di una brutta storia cittadina, anzi una storiaccia in testa alla hit parade delle storiacce, il nodo, l'ultimo di un intricato groviglio e il suolo, la cui proprietà non è mai stata formalmente e concretamente trasferita nella disponibilità del comune di Avellino, con il risultato che il proprietario di quel suolo non solo resta tale, ma teoricamente, e forse neanche tanto teoricamente, è da considerare per il momento anche il proprietario di ciò che su quel suolo è stato realizzato, cioè il centro per l'autismo, a cominciare dai soldi naturalmente che bisognerà pagare al signor Pasquale Pescatore, un imprenditore di successo di Mercogliano che vive negli Stati Uniti, ed è questo un altro nodo all'apparenza meno intricato. Occorrono risorse che dovrebbe dare la Regione. La Regione si è detta più volte disponibile a erogare questi fondi e queste risorse, ma ha posto una condizione a dir poco, diciamo così, la palisiana: vi trasferisco dei fondi a condizione che sappiamo dove vanno sti fondi, cioè se il suolo diventa di proprietà del comune di Avellino. Oggi ne parliamo con Massimiliano Carullo, il sindaco di Mercogliano. Sindaco di Mercogliano che su queste cose, non da ieri o dall'altro ieri, è sempre impegnato. Io penso alla battaglia vinta per il CROM di Mercogliano, quando nottetempo stavano per smobilitare e portare via tutto a Napoli, dopo anni di sacrifici e di lotte per avere quel centro di ricerca a Mercogliano, ma penso anche alla funicolare di Montevergine, un'altra lunga travagliata storia. Oggi il centro per l'autismo. Voglio ricordare che Valle è praticamente al confine tra Avellino e Mercogliano. In realtà, fino a non molti decenni fa, Valle era incardinata organicamente nel comune di Mercogliano, ma questo vuol dire poco. In realtà, sindaco, vediamo un attimo le immagini per rinfrescare un attimo la memoria e rendere onore alle persone che, mobilitate dal comitato La Voce di Valle, venerdì scorso ha marciato cittadini, familiari, dei ragazzi, sindacalisti, qualche consigliere comunale di Avellino, il consigliere regionale di Annace, naturalmente il sindaco di Mercogliano. Insomma, anche stavolta un po' la storia si ripete, nel senso che diventa determinante la presa di coscienza dei cittadini che a questo punto, stanchi di 16 anni di giostre, beh, dicono: guardate, bisogna chiudere questa vicenda e questa pratica. Successe così anche per il CROM, se non sbaglio. Innanzitutto buon pomeriggio a lei, telespettatori, dottor Vitale, ha fatto una fotografia perfetta, c'è poco da aggiungere, la riflessione è come sempre molto puntuale che lei ha fornito ai nostri telespettatori. Abbiamo un comune denominatore, sempre un filo che unisce il centro oncologico di Mercogliano, dove oggi si producono i radiofarmaci per le neoplasie, alla funicolare più ribide e più veloce d'Europa, al centro autistico di Valle. Ci tengo a sottolineare una cosa: se le prime due vicende hanno avuto un esito positivo, il merito non è del sindaco di Mercogliano. Il popolo, la comunità, l'Irpinia ha dato una forza attraverso la sensibilizzazione istituzionale e ha garantito, voglio dire, la creazione di strutture che oggi rappresentano dei punti importanti della nostra provincia. E come diceva lei, il centro autistico di Valle, nella costruzione del bene comune,
perché il Comitato Civico di Valle sta costruendo il bene comune. In questo momento il Centro Autistico di Valle rappresenta la sintesi del bene comune più importante, più pregnante della nostra provincia. Ecco, torniamo un attimo indietro per ricapitolare brevemente. L'11 aprile del 2007 viene redatta una scrittura privata tra il signor Pasquale Pescatore e il comune di Avellino, era sindaco allora Giuseppe Galasso. C'è alla base di questa scrittura privata una cessione volontaria del suolo. In pratica Pescatore regala il suolo stimato intorno a 300-350 mila euro. Il comune accetta una serie di proposte che si impegna a concretizzare a favore del signor Pescatore nel piano urbanistico comunale. In pratica Pescatore chiede il cambio di destinazione edilizia di alcune sue proprietà, ma questa è storia di ieri, anzi abbondantemente dell'altro ieri. Adesso il signor Pescatore, dalle notizie che io ho, non vuole sentire parlare più del comune di Avellino. Ecco che il sindaco di Mercogliano, attraverso i contatti con i legali di questo imprenditore di Mercogliano, ricordo che vive in America, ha stabilito un contatto. Insomma, lei, caro sindaco, dovrebbe incontrare il signor Pescatore, che verrà a settembre qui in Italia, a Mercogliano. Tempi troppo lunghi, bisogna accelerare, non è da escludere che lei vada a parlare con questo signore che del comune di Avellino, lo dico io, non lo sta dicendo lei, non ne vuole proprio sentire più parlare. Che cosa, intanto è possibile che lei tra non molto... Guardi, una premessa, è doverosa, insomma. Noi siamo per il Comune di Avellino e per la Regione Campania. Il sindaco Carulli è un sindaco che fa parte dei 117 comuni della provincia di Avellino, che vuol far sì che questa provincia possa, diciamo, nella Regione Campania avere un ruolo importante, guida pregnante, perché nel frattempo siamo la provincia che cresce meno. I numeri sono impietosi, certamente. I numeri sono numeri. Insomma, da qualche lustro, quindi il centro autistico di Valle, dottor Vitale, non è il centro solamente del comune di Avellino, ma è il centro anche di Mercogliano e dei 116 comuni della provincia di Avellino. Noi abbiamo firmato un accordo di programma dell'area vasta, dove ci mettiamo insieme per realizzare dei progetti comuni e quindi un bene comune. In questo momento questo centro rappresenta per gli 800 famiglie, guardi, sono numeri che fanno paura. La più grande incidenza di famiglie autistiche del Mezzogiorno d'Italia nella provincia. Si concentra nella nostra provincia, vero? E allora lei ha detto bene, nella sua fotografia perfetta, come mai noi abbiamo una struttura pronta ormai da qualche lustro a Valle e siamo costretti a mandare i nostri figli nei centri privati? A Cicciano, per esempio. Per esempio. Va bene anche a Sant'Angelo dei Lombardi, io voglio dire anche un'altra cosa. La struttura cosa. Ricavata presso l'ospedale Griscuoli dall'ASL. È una ricchezza per la sanità poter contare su due strutture, quella di Avellino e quella di Sant'Angelo, in uno stare insieme che cerca di far crescere la buona sanità, l'altra campagna nella provincia di Avellino. Ma è evidente che dopo aver speso 4 milioni di euro, gli 800 famiglie auspicano, l'Irpinia auspica, la Chiesa auspica che questo centro possa finalmente... La premessa è esaurita. Io non conosco personalmente il signor Pescatore, attraverso i suoi legali, pur essendo un cittadino mercoglianese, non ho mai avuto questo onore. Però lei ha detto bene, insomma, lei immagini che io invado la sua proprietà. Beh, insomma, voglio dire, io ho avuto una disponibilità dai suoi legali ad avere un incontro. Io non amo molto l'aereo, anche perché faccio il sindaco a Mercogliano, ma non mi sottrarrò a un invito che mi è stato comunque rivolto. Se questo serve per garantire e alimentare una speranza, dalle immagini che lei ha prodotto prima, io ho visto qualche mamma. Vede, l'autismo, lo diciamo anche ai nostri telespettatori, ha vari aspetti. Non a caso si chiama appunto patologie dello spettro autistico, è un ventaglio... Lo sa che tra... Anche imperscrutabile. Certamente. Lo sa che tra coloro che hanno marciato... C'erano dei bambini autistici che grazie alle terapie metacognitive che stanno sviluppando per un inserimento nella vita sociale sono stati in grado, con 40 gradi, di camminare insieme a voi e tenere lo striscione. Questo lo si deve alle terapie che quotidianamente vengono sviluppate, così come quelli, i bambini dai 2 ai 6 anni che hanno le terapie ABA.
Una cosa è fare le terapie in loco dove non si interrompe quel cordone ombelicale tra la famiglia e un mio figlio che sono costretto a portare nella residenzialità esterna privata. Le immagino un giorno quando questi genitori non ci saranno più. Il dopo di noi è un problema, c'è anche una legge, ma insomma è sempre un confine molto, molto difficile. Allora io dico, io papà, io mamma, un giorno non ci sarò, mio figlio che cosa farà? Ebbene, nella struttura di Valle abbiamo 40 strutture residenziali e semiresidenziali, palestre, strutture riabilitative, che rappresentano un punto di riferimento straordinario del Mezzogiorno d'Italia e anche il soddisfacimento dei bisogni imporrebbe una crescita economica, sociale e culturale della provincia di Avellino. Perché il soddisfacimento del bisogno implica necessariamente l'occupazione di sociologi, psicologi, assistenti sociali, di educatori. Cioè, crea un sistema. Crea un sistema che deve essere pubblico. Dottor Vitale, questa è una condizione essenziale. La struttura di Valle che aprirà, perché aprirà la struttura di Valle, dovrà essere una struttura gestita dalla pubblica amministrazione. Sarà ASL come immagine. Questa è la condizione essenziale e anche, si diceva, per l'impegno del sindaco di Mercogliano. Come si è detto in questi anni, anche una partecipazione diretta delle famiglie, delle associazioni, non nella gestione concreta, ma diciamo nella gestione delle terapie, nella gestione del centro come riferimento di vita, di cura, di terapia, insomma una sorta di controllo partecipato, mettiamola così. Ma lei, al signor Presidente, prima o poi partirà. Cosa gli dirà al signor, cosa dirà al signor Pescatore per convincerlo? Io non ho elementi. Il signor Pescatore è un cittadino mercoglianese. Beh, chi dovesse sviluppare, io so anche la sua sensibilità su determinate tematiche, chi dovesse sensibilizzare, avere un gesto di solidarietà verso 800 famiglie, rimane un poco nella storia della nostra provincia e noi gli vogliamo riconoscere anche concedendogli la cittadinanza onoraria e spiegando le motivazioni per cui 800 famiglie, papà, genitori, nonni, devono quotidianamente possiamo sviluppare dire, dei sindaco, viaggi della speranza. Caro Max, possiamo dire che insomma è già una notizia. Nel pacchetto, diciamo così, delle proposte che Massimiliano Carullo farà al signor Pescatore, al primo punto c'è la cittadinanza onoraria, perché ti sei reso appunto disponibile a consentire finalmente la realizzazione di un fatto estremamente importante. Primo punto, cittadinanza onoraria. Poi ci sono i soldi da dare per quel suolo che il signor Pescatore non ha mai avuto. Certamente. Sostanzialmente. Non ne aveva chiesti perché abbiamo ricordato all'inizio c'era una sorta di do ut des, cioè io ti do il suolo e tu nel piano urbanistico comunale mi liberi alcune mie proprietà che da agricole diventano edificabili. Questo nel 2007 con la giunta Galasso qui al comune di Avellino, ma insomma la Regione Campania, lei ha contatti frequenti con consiglieri regionali, con lo stesso Presidente De Luca, sì. Non farebbe grandi storie a dare ste risorse che mancano, il problema, lo abbiamo ricordato, è che le carte siano a posto, altrimenti questi soldi non si capisce a chi dovrebbero andare. Su un suolo pubblico, adesso il suolo o del Comune di Avellino o del Comune di Mercogliano, l'importante e che questa assuma questa connotazione, che ripristini un principio di legalità che consenta alla pubblica amministrazione di poter intervenire. Nel frattempo però, anche questo bisogna dire, sennò sembrerebbe che lei sta intervistando un sindaco che sviluppa, voglio dire, un valore comunicato. Noi li abbiamo anche praticati, dottor Vitale, perché bisogna dirle. Il sindaco di Mercogliano ha contezza di questo, perché da 2 anni noi abbiamo fatto una delibera di giunta dove abbiamo donato, dottor Vitale, abbiamo donato a queste famiglie degli spazi. Del gennaio 2016. E la delibera che ho in mano, perciò l'ho voluta portare, questo è un atto amministrativo concreto. Avete donato? Abbiamo donato una struttura dove, facendo un protocollo d'intesa con il preside dell'Agrario e il preside Caterini, i ragazzi autistici sviluppano l'ortoterapia, perché come lei ben sa, i nuovi LEA non prevedono l'ospedalizzazione dei bambini autistici, ma prevedono l'abilitazione di pratiche di reinserimento sociale che consentono praticamente a questi giovani di poter praticamente avere una vita che si avvicina a quella
della normalità, e queste condizioni quotidiane aiutano concretamente, praticamente, il disagio praticamente di questi giovani. Ecco, se il sindaco avesse avuto altre 40 stanze è evidente che lo avrebbe fatto, come l'abbiamo fatto nei confronti della Casa sulla Roccia oppure della donazione della Polizia di Stato. Però questo non è stato possibile perché gli spazi erano questi. E quindi ho vissuto da vicino questa condizione. E quando il disagio autistico non viene curato quotidianamente, il ragazzo, il giovane, l'adulto non fa dei passi avanti, dottor Gino. Bene, si regredisce, si perdono anche, come dire, passaggi che nel frattempo erano stati conquistati. Ecco perché lei ha ragione, il tempo non lavora per noi. Bisogna fare presto. Dobbiamo fare presto. Ci andrà da solo negli Stati Uniti. Per il momento c'è un solo biglietto staccato, ma forse diventeranno due. Ecco. Non a spese del comune, come farà a spese del comune? Come lei, so che lei è molto parsimonioso, diciamo. Guardi, le faccio una domanda se mi consente. Sì. Qualche giorno fa, le dico anche in anteprima, il sindaco ha trovato... Gliel'avrei fatta, sarebbe un portafoglio a fisarmonica, gonfio di denaro contante. Qui legittimo proprietario, mi sembra che qualche ora fa l'abbia richiesto al comune. Ah, ecco, questa è un'altra notizia. Allora, è stato trovato il... Chi aveva... Quanti soldi c'erano? Non glielo posso dire. Vabbè, che... quanti... Glielo dirà... No, c'è un segreto dell'autorità giudiziaria, ma se il proprietario lo vuole, può sicuramente dire. In questo momento stanno facendo però le verifiche al comando dei vigili. Certo. Quindi è arrivata una persona, però quando ritornerò alla municipalità. Ritornando, questo gesto che ha avuto tanto clamore è un gesto del bene comune. Dottor Vitale, se lei avesse trovato una somma anche un gesto non che sua, richiama tutti alla normalità che un po' abbiamo perso. Se uno trova un portafoglio gonfio di soldi, insomma, lo restituisce, si fa così. Il fatto lei avrebbe fatto la stessa cosa? Non lo so, sì, gli avrei fatto la stessa cosa. Ci andiamo... Il sindaco l'ha fatto sicura, la cosa di restituire. Ci andiamo a spese nostre, come quindi... spese nostre sono i telefonini che usiamo per il comune, certamente vado a spese mie, ma questo era scontato. Assodato, no, lo vogliamo segnalare. Glielo dico, pubblicamente. Dire. Però mi consenta di ringraziare... Sì. Tutti coloro che si sono interessati, le associazioni, il Comitato Civico di Valle, ma anche l'onorevole Iannacci. Io devo spendere una parola su questo medico che ritengo che salvi la vita di tante persone colpite da neoplasie. Perché insomma lui è uno dei relatori, sulla legge sull'autismo che nel prossimo Consiglio regionale, non quello di oggi, ma nel prossimo, e anche questo aiuta questo processo di crescita culturale. Così come la Chiesa, quando l'abate di Montevergine mi ha invitato a Montevergine per la conferenza episcopale campana, il cardinale Sepe ha voluto avere contezza di questi contenuti. Dottor Vitale, è immorale. Sono alleanze e solidarietà molto importanti queste, che possono portare davvero alla conclusione di questa storiaccia. Il sindaco di Mercogliano ha detto immorale, insomma, tra storiaccia e l'immoralità, insomma, il confine si pestano i piedi. Mi scusi la caduta di stile, però questa battaglia di civiltà è una battaglia per la città di Avellino, per l'Irpinia, per la regione. Parliamo di 800 famiglie interessate a questo problema in provincia di Avellino. Carullo ha ricordato che in questo fazzoletto di territorio si concentra la percentuale più alta dello spettro autistico nel Mezzogiorno. Dobbiamo anche ricordare che insieme alla struttura ospedaliera di Sant'Angelo dei Lombardi, avviata dalla ASL, questo centro, che è molto più complesso, molto più moderno, molto più funzionale, molto più all'avanguardia rispetto alle terapie, che ci sono e alle terapie che verranno grazie alla ricerca scientifica e quant'altro, come noi ci auguriamo, è l'unico nel Mezzogiorno. E anche questo è un dato che il decisore pubblico, le istituzioni non possono sottovalutare. Assolutamente. Bisogna mettere fine a questo. Il sindaco di Mercogliano penso avrà buoni argomenti per convincere il signor Pasquale Pescatori a chiudere la vicenda del suolo che lo riguarda, e poi tocca andare avanti e chiudere questo ultimo miglio maledetto ormai che manca per aprire finalmente il centro per l'autismo. Nel rispetto dei ruoli, nel rispetto del ruolo amministrativo del sindaco della città capoluogo, che ha il diritto e il dovere di guidare i processi nell'area vasta, anzi ospico, mi consento un inciso. Lei mi ha chiesto a microfoni spenti quando lei va in vacanza.
Beh, i sindaci non penso che si possano consentire di andare in vacanza, perché come ha detto il Presidente della Regione, qui bisogna fare le nottate. Noi abbiamo firmato, i 38 sindaci dell'area vasta, un protocollo d'intesa nell'ambito culturale, sociale, sanitario, della qualità della vita che può cambiare la vita della nostra provincia e soprattutto degli 80.000 disoccupati della provincia di Avellino. Quindi invito i miei colleghi sindaci, ma so che lo già stanno facendo, a lavorare in maniera sodo quest'estate, perché ci sono scadenze in arrivo. Diceva De Luca, che si riferiva anche alla, le nottate, ai fondi europei, certo, e a presentare progetti credibili e ricevibili soprattutto. Bene, dobbiamo concludere con una fotografia, perché questo è un altro fatto importante che lega, diciamo così, la solidarietà, il fermento che si muovono intorno al Centro per l'Autismo in questa che secondo noi è la fase decisiva di questa storia o storiaccia che dir si voglia. Vediamo un attimo questa fotografia, perché eccola qua, sono giovani musicisti, giovanissimi. Della provincia di Avellino. Della provincia di Avellino, sono a Loreto, hanno fatto le prove venerdì scorso per un concerto che verrà ufficialmente, si terrà ufficialmente domenica prossima all'Abbazia di Loreto. No, ospiti del comitato di valle, a valle, alle spalle della Madonnina, ecco, di valle, alle spalle del centro autistico. Bene, sono ragazzi giovanissimi, e come ragazze, vede, e ragazzi giovanissimi. Mi fa spendere una parola, perché vede, noi alle 18.30 domenica saremo tutti a valle per poi andare tutti insieme a Capocastello, visto che c'è l'ultima serata di Castellarte. Questi ragazzi che i nostri telespettatori... Sono tutti, scusa Massimiliano, sono tutti ottoni, no, vediamo, mettiamo ottoni e sassofonisti. Sono tutti sassofonisti, quanti sono? 80. Che gratuitamente metteranno a disposizione, grazie al maestro Ciamba, ma soprattutto a un giovane maestro di 10 anni. Chi dirigerà a un certo punto sarà un giovane, si chiama Umberto, di 10 anni. Ecco, il vero il primo da sinistra, la regia adesso lo troverà, adesso che finisce la carrellata, perché lo abbiamo visto prima. Sì. E il comitato di valle, a cui va il mio applauso, perché vede, ha molta similitudine con la mia comunità, perché questo comitato si riunisce per costruire il bene comune e salvaguardare il bene comune. Noi abbiamo una villa, vede, dottor Vitale, a via Matteotti, che abbiamo costruito nella zona un poco più dove c'è il disagio, dove se lei va un giorno e butta una carta in questa villa, e beh, scendono dal balcone e gliela fanno raccogliere. Che bella cosa! E il comitato di valle ha queste condizioni. Questa normalità, diciamo. E quindi voglio dire, perché i cittadini devono essere i protagonisti del bene comune, e se i cittadini collaborano, i veri amministratori del bene comune, di Avellino, di Atripalda, di Monteforte, di Mercogliano, dei 117 comuni, sono i cittadini. Ecco, io vedrei, tornerei e fermerei per chiudere questa puntata. Ecco, andiamo. Il primo da sinistra. Andiamo verso sinistra della foto. C'è il maestro. Andiamo velocemente. Hanno avuto, dottor Vitale, hanno avuto una standing ovation. Lo spettacolo è durato 2 ore e 30. Soprattutto quando questo. Che musica, ancora, andiamo, forza. Sì. E io invito, il vero Ferragosto avellinese sarà domenica, a mio avviso. Ecco, per il significato che comprende, forse sì, diciamo. Perché, dottor Vitale, come amministratore, noi abbiamo il dovere di non far andare questi giovani fuori dall'Irpinia. Noi dobbiamo far rientrare i nostri cervelli nell'ambito culturale, sociale, medico, per far sì che questa provincia possa crescere. Una delle province, voglio dire, ricche di verde e di acqua. Eccolo qua. Si chiama Umberto. Primo da sinistra, Umberto, il maestro Umberto, 10 anni, che domenica 30 luglio, ore 18.30, a Valle, dirigerà questi giovanissimi musicisti, fiati, eccetera. Complimenti. Questo qua sarà il concerto per l'autismo e ringrazio il comitato di Valle per l'onore che ci ha concesso. Beh, questo significa che anche l'anno prossimo, con il centro per l'autismo aperto e funzionante, ci sarà la seconda edizione del concerto, devo ritenere. Con la sua presenza lo faremo sicuramente. E con la presenza del signor Pescatore, che per l'occasione verrà dagli Stati Uniti. Lo inviterò. Dopo che lei avrà chiuso la pratica nelle prossime settimane. Lo inviterò personalmente. Massimiliano Carullo, davvero un piacere. In bocca al lupo. Grazie. Faccia buone cose come ha sempre fatto e grazie naturalmente ai colleghi che hanno lavorato con me a questa puntata di Senti chi parla, in regia Silvana Picariello, per i contributi i nostri colleghi
tecnici, grazie soprattutto a voi che avete voluto seguirci anche questa settimana. Arrivederci e buon inizio di settimana a tutti voi con Senti chi parla. Arrivederci. Round, round, get around, I get around, yeah, get around.